Appassionati di enologia, di cultura del vino e di storia del vino, è il vostro momento. Abbiamo raggiunto a Serrara Fontana, qui ad Ischia, un luogo magico, estremo però. Guardate che meraviglia, mozzafiato in tutti i sensi, perché per arrivarci ci sono degli scorci che fa un po' impressione attraversare. Ma qui c'è questa famosa viticoltura eroica, estrema appunto. Ma c'è anche un'esclusiva per quest'isola. Sì, soprattutto per quanto riguarda la varietà che noi abbiamo qui al 100%, località Frassitelli, sempre nel comune di Serrara Fontana, che è la Biancolilla. La Biancolilla che ha delle probabili origini greche. Quando i greci, gli Eubei, arrivarono a colonizzare l'antica Pitecusa, non è che portarono la viticoltura, la migliorarono. La cosa strana è che loro trovarono la vite già appoggiata al palo, che in madrepatria ancora oggi non esiste, perché viene in effetti... E chi l'ha recuperata? È un metodo in effetti già ischitano, antecedente a quello greco, di appoggiare la vite al palo, tant'è vero che loro chiamarono terra delle viti appoggiate ai pali, da oinotron, quindi enotria. E questa è stata una caratteristica del luogo di Ischia, che è stata sempre l'isola della vite e del vino. L'economia dell'isola di Ischia è stata basata sulla vitivinicoltura fino alla fine degli anni 60. Oggi abbiamo circa 300 ettari a vigneto coltivati, sempre varietà autoctone, uva e vini bianchi. So che c'è anche stato un intervento nella promozione, in un certo senso, di Luchino Visconti. Luchino Visconti, che era amico di famiglia, andava in giro, questo partendo dal 1956, quando fu mio padre produsse la prima bottiglia di Biancolilla, andava in giro promuovendo insieme al vitigno, ma soprattutto l'isola. Quindi era il tempo della fine degli anni 60, quando a Ischia veniva Liz Taylor, Richard Burton, tanti altri personaggi, Peppino De Filippo. Io ho anche un archivio storico molto interessante. Cosa c'è dietro a questo bicchiere di vino? C'è tanta fatica. Questa viticoltura eroica ha dei costi di produzione e di gestione della vigna che sono circa 15 volte superiori a quelli di un vigneto in pianura. Qui c'è una sorpresa su questo tavolo meraviglioso. Antico? Antichissimo, questo perlomeno ha 300 anni. Dalla mitica Donna Mercede. Quella del coniglio, che si sente che fa il coniglio all'ischitano, stupendo. Con le sue erbette particolari, non so che ci mette. A fianco ci sono le mie figlie, mio nipote, quindi la quarta e quinta generazione. Signora Mercede, glielo chiedo perché penso che non abbia problemi. Quanti anni ha? 93. 93 anni? E sì. Ischitana? Sì. Doc. Grazie. Ma è stata sempre a Ischia? Sempre, sono nata, cresciuta, vissuta, sposata, tutto a Ischia. E se le dicessero di andare a vivere in una bella villa meravigliosa? No, in un posto, la rifiuto. Preferisco il mio paese, che è molto bello. E ma qual è la cosa più bella di Ischia? C'è tutto di bello. C'è l'aria buona, le persone buone. Sono tutti bravi? Tutti bravi. Senta, invece qui che c'è? Qui c'è il famoso coniglio ischitano. E qual è la ricetta del coniglio? Questo è un coniglio speciale. Allora, prendere un tegamo di creta, mettere l'olio nel tegame, prendere i pezzi di coniglio, non accavalcare l'uno all'altro e farli rosolare. Quando l'olio incomincia a friggere, si incominciano a mettere i pezzi di conigli. Uno non deve andare accavallato a un altro. Si mette il pezzo di coniglio qua dentro, si gira. Minima deve friggere mezz'ora o un'ora. E che c'è dentro? La gamba di dietro io la imbottisco. Ah, è questa qua. Sì. Questa qua. Metto prezzemolo, pastoline, pignuoli, aglio,
origano, peperoncino. Ah, peperoncino. Prendo il sale e l'olio, prendo la gamba, ci ficco tutta quella roba dentro. Però allora, mettendo tutta questa roba dentro, viene saporitissima. Ma poi tutti vogliono la gamba, però. E tutti vogliono la gamba, perché mi ha detto un ingegnere, Mercedes, ma perché non fai anche i pezzi di mezzo imbottiti? Ma quelli non si possono fare. Non si possono fare. A questo punto... Sì. Cara Mercedes, sì, veramente complimenti, sì, le posso dare un bacio? Due pure. Grazie. A voi. Ma nella gastronomia ischitana non c'è soltanto la tradizione, c'è anche innovazione, con uno chef stellato. Ecco, oltre alla tanta tradizione ad Ischia c'è anche tanta creazione, negli ultimi anni si cresce e si evolve, quindi voglio dire, oggi presentiamo uno sgombro in doppia marinatura e poi con un po' di creatività, cercando di prendere qualche ingrediente internazionale. Facciamo una marinatura di sale e zucchero per 15 minuti allo sgombro. Sgombro è un pesce povero delle nostre acque, quindi molto mediterraneo. Facendo in questo modo, in prima sale e zucchero, e poi in aceto, cosa succede? Succede che viene via una pellicola che è la parte resistente del pesce. Quindi in questo modo... è un elemento anche coreografico oltre che buono. Esatto. Fatto questo, sezioniamo il pesce e le andiamo a scottare in padella con un filo di olio extravergine di oliva. Passiamo il nostro pesce in padella e nel mentre ho preparato la zucchina all'escapice. Sono delle zucchine fritte che poi vengono condite con aceto, menta, aglio ed ecco che si chiama escapice. Quindi nel mentre il pesce si cucina, cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso del riso al pomodoro, l'abbiamo disidratato e di conseguenza poi l'abbiamo reidratato in un centrifugato di acqua di pomodoro. Andiamo a chiudere il piatto a livello gustativo con il finger lime. Finger lime è un lime a forma di dito che all'interno fa il suo frutto come il caviale. Arriva dall'Australia e lo trovo molto interessante perché ha una nota anche pepata. Qui abbiamo del corallo di olive, sono delle patate e olive messe insieme. Per me il piatto... erbe? Fiori e erbe si trovano anche nei campi e nella macchia mediterranea della nostra isola e il piatto per me è pronto. Buono da mangiare già con gli occhi, devo sì, dire. Diciamo che il piatto deve essere buono prima alla vista e poi dopo al palato. Fantastico, perché è mediterraneo ma nuovo, quindi diciamo che l'obiettivo è stato centrato. Eccolo alla grande. Prego. Per lei cosa ne pensa? Si sentono bene i vari sapori separati e nello stesso tempo siamo insieme, molto molto gradevole. Esatto. La ciliegina sulla torta in ogni caso è questo finger lime. Peccato che gli ascoltatori non possano sentire questo gusto tradizionale della tradizione mediterranea. Peccato, dovete venire a Ischia. Bene, quindi non resta che venire ad Ischia e provare questi sapori. E noi continuiamo il nostro viaggio attraverso l'isola.